Bentornati a tutti qui su Warless Games, siamo tornati su Nexomon. Allora, vediamo un attimo dove ci siamo fermati l'ultima volta, perché ho fatto un po' di allenamento, ho trovato anche questo Nexomon al Poca, che ho allenato veramente poco, e mi pare che gli altri li avevamo già visti, l'abbiamo catturati assieme. Ributtiamo un occhio se troviamo qualcosa di diverso, di particolare. No, sempre i soliti. E devo dire che comunque qui la crescita dei nostri mostri, delle nostre creature, è molto più semplice rispetto a Temtem. Devo dire che crescono molto molto più velocemente, il che è ottimo, è veramente ottima come cosa. Poi c'è da dire una cosa, tra l'altro, che il fatto di avere la tipa qua che ti cura è favoloso. E in più possiamo andare nell'erba serenamente, perché i Nexomon appaiono esclusivamente nell'erba che si muove. Ah, vediamo adesso. Se non mi sbaglio, per arrivare alla città di Ivan è solo una questione di andare dritto. Perfetto. Non ti dimenticare di provare a catturare più Nexomon nascosti nei cespugli di qua. Barum Town ha un centro di cura, incluso un negozio dove potremo passare più tardi. Molto molto interessante. La faccina della soddisfazione. Vediamo se troviamo qualcosa di... Aha! Ventofoam. Vabbè, quello. È raro. Vediamo se botte di 8 in teoria ce la dovremmo fare. Lei non lo so se ce la fa. Noi sì, ancora uno. E si va di cattura aggressiva, Perfetto. Risponde al colpo. Porca vacca, è super efficace. Sì, ma tu devi fare solo il figurante, stai sereno. Tra l'altro non ci abbiamo manco più trappole, quindi dovremmo andarle a comprare, accidenti a noi. E questo ce lo siamo presi, ok. Very, very well. Posso mettere al gruppo e lo posso sostituire, che figata. No, invio al deposito. Che storia. Questo vorrà mica combattere? Vedi questo ragazzo? Nell'antichità era un eroe leggendario. Costruì un sistema conosciuto come Warp Network. Utilizzò totem come questi per viaggiare e proteggere il mondo intero in un istante, incredibile. Oggigiorno questi totem sono inutili perché nessuno sa come restaurarli e riportarli al loro antico potere. Cioè, ridargli il loro antico potere, ma va bene, ma che cosa figa. Ehi, che cos'è questo? T'ha appena spiegato lui? C'è un'aura molto debole al suo interno. Però non credo che ci sia qualcosa che potremmo fare. Ok, va bene. No, non voglio sprecare quelli dorati. Andiamo a comprarne. Che miseria, è lunga la strada, eh? Vabbè, allora, intanto andiamo al negozio e poi vediamo, dai. Di che? Ehi, sei un allenatore nuovo? Sì, mujer amistosa. I principianti non dovrebbero viaggiare troppo lontano dalle città, è pericoloso qui. Lasciami darti qualcosa per aiutarti nel tuo viaggio, ma sei gentilissima, 300 monete, ottimo. Porta questi soldi a Palm Town e comprati qualche oggetto al negozio, d'accordo? Ci mancherebbe altro.
va bene, mi potrei ringraziare dopo. Ok. Clanitaria, non abbiamo curato la tipa. Ehi tu, vedo che hai alcuni Nexomon, mostrameli. Fammi vedere cosa possono fare. Andiamo, non aver paura. Sono un novizio anch'io, sono un novellino anch'io. Ah, siamo stati sfidati, ma ce n'è uno solo. Tornadir. Ma guarda quello che abbiamo catturato noi. Però questo è voluto. Lo abbattiamo in un attimo. Che dicevo che è molto semplice allenarli questi. Non è per nulla complicato. Vabbè dai, facciamo un colpo finale particolare, dai. Bestia 19, ve l'ho saputo prima. Ma tutti salgono di livello? Wow, non sei per niente male. Grazie. Suppongo che tu abbia un lungo cammino da percorrere. Vabbè, prendiamoci qua. Un etere. Ok. Voglio rifare caso dopo, sì. Guarda, guarda quello. Un nuovo obiettivo per il mio nuovo Nexomon. Sono in una striscia di vittoria oggi. Bene, mi fa piacere per te e si interromperà proprio ora. Ma tu chi sei? Jimmy Bullo? Sei un fantallenatore, di la verità. Ti ho sgamato. Mamma mia. Ci sono alcuni veramente che sono orribili. 18. Accidenti, dai, che ce la facciamo. Porca vacca. Posto. Mandami il prossimo. Ma che roba sei? Chi è sta porcheria qua? Minchia, 28. Molto effetto. Ha fallito e vai. 27. Prendono tutti un po' di esperienza. Che non ci posso credere. Invece non sei un novellino. Non è impossibile. Non so, lascia fare, sono fortissimo. Porca di quella vacca. Che è successo qua? Ok, è già arrivato il Team Rocket. Va bene. Wow, cosa sta succedendo qui? Perché wow è wow. Ci sono voci di allenatori molto pericolosi che causano problemi da tutte le parti. Ah, non avere paura. Quali sono le probabilità che possiamo incontrare uno di loro? Nessuna, nada, niente. Vero? Eccoli lì. Sono questi sicuro. Ma se... Ah, non credo che sia un grosso problema, però... Nel dubbio. Anticongelamento in un incendio, vabbè, mi sembra. Questi sono nazisti, non sono Team Rocket, veramente, cioè questi sono inquietanti. Vai avanti, ragazzino, la Nexo Guardia si occuperà di questo. Nexo Guardia, che storia. Scusi, ma lei ha dei problemi? Aiuto, aiuto. Nemmeno la Nexo Guardia sa cosa sta succedendo. Ma quindi la Nexo Guardia è buona. Questa è Jessie, sicuro. Sembra che un allenatore poderoso abbia deciso di bruciare questa zona. Ma quindi allora sono buoni loro. Non abbiamo molte piste, però non può essere andato lontano. Ma quindi allora sì, loro sono buoni. Antiscottatura, ecco, già questo è più utile in questa zona. Signora, che è successo? È orribile, lo so, signore. Quell'estraneo terribile ha incendiato tutto il luogo, tutta la zona. Dice che altre persone come lui stanno distruggendo il mondo. Ma come? E noi glielo lasciamo, glielo permettiamo? Poi tra l'altro c'erano degli orsi che stavano facendo...
Scusi, ma c'è un incendio qua a fianco e lei sta... Nexo Trampa. Oh, meno male. Salve, signor pittore. Silenzio. Chiudi la bocca. Non ti azzardare a interrompere il gran maestro De Rosso. De Rosso. È De Rossi, De Rosso. Solo con silenzio assoluto puoi catturare perfettamente la bellezza della natura. E va bene, ok. No, davvero, vattene. Ok. Sei una persona molto simpatica. Poi ce la dovremmo fare tutta indietro. Dovremmo tornare indietro a catturare. Ah no, siamo già arrivati a posto. Ah, siamo arrivati. Città di Parum. Perfetto. Sai che ogni regione del mondo è governata da un overseers differente? No, non lo sapevo, ma stai dicendo tu ora. Ivan è uno di loro e vive in questa città. Questa è la nostra opportunità per scoprire qualcosa di più sul Nexolord. Però prima di cercarlo dovremmo visitare questo edificio, certo, assolutamente. Questo è un centro di cura. Avventurieri come te vengono qui per curare la sua squadra di Nexomon. E non è solo per quello, ma c'è anche un Nexobox Storage dove possiamo depositare e ritirare i nostri Nexomon, praticamente il PC di Bill, per capirsi. Sono sicuro che vai a catturare molti Nexomon, per questo conviene visitare questo luogo in tutto il mondo. Ok. E dopo aver visitato il centro di cura dobbiamo andare a cercare un negozio, che l'ho già visto, lì sulla destra c'è Meo nell'insegna. Va bene. La tizia. Senti, sapevi che... Senti, sapevi che puoi portare 6 Nexomon allo stesso tempo? Sì. Se ne catturi un altro, sarà inviato al proprio Nexobox Storage. Ma sì. Tutti i centri di cura hanno la console. Sì. L'ho già visto da qualche parte. Adesso non saprei dirti in quale altro gioco l'ho visto. Una cosa. Porca vacca, ma è identico. Cioè, almeno in Temtem è un po' modificato, qua è uguale. Senti, vieni qui un momento. Questa console si chiama Nexobox Storage, ok? Quello dove ci puoi mettere i Temtem, sì. I Nexomon, va bene. E niente, salve infermiera Joy. Benvenuto, sì, vuoi curare, sì. Porca miseria, questo è un plagio mostruoso. Posto. Questa qua con i fiori, chi è? Hai sentito? Alcuni dei più grandi scienziati del mondo stanno scomparendo. E neppure Nexo Guardia sa quello che sta succedendo. Io rimarrò qui finché non troveranno il colpevole. Va bene. Qua? Oh, mistero. Va bene, ok. Adesso ce ne andiamo al negozio. Investiamo un po' di grano nel negozio, giustamente, perché ci vuole. Lei è un gatto, vero? Perché lei è un gatto, mi scusi? Ha bisogno di qualcosa per la tua avventura? Sì, ha bisogno delle trappole. Vacaboy. Oh. Cioè, abbiamo un bel po' di soldini, eh? Non male. Antica armatura, pozioni, super pozioni etere, super etere, max etere. Anche le forme particolari. Pietra della resurrezione, super resurrezione. Ma che storia. Ci vediamo, ragazza. Ci vediamo. Boh, a sto punto andrei in cerca di Nexomon, no? 100 monete, oh, ottimissimo. Questo è nuovo. C'è uno d'acqua, finalmente.
tolto 12, perfetto. Per Leo. Questo lo faccio per Leo. Ah, adesso proviamo a catturarlo, va. Vai. Fammi sognare. Dai. Dai. Su. Grandissimo. Abbiamo preso per Leo. Attenzione. Questa è carina. No, andiamo al deposito. E adesso Pandicub. Raga, ne stiamo trovando un po' di nuovi, dai. Buono. Ah, Saxio, tu sei veramente un'incassatrice nata. Complimenti. Teoria, un altro colpo possiamo farcela. Vai, grande. Reggi, ottimo. E adesso vai, cattura. Questo Pandicub è praticamente un panda rosso. Praticamente ricorda la forma, i tratti. Porca la vacca, il panda rosso. Ho visto che si è liberato. Maiale di un panda rosso. E guarda, ti mando al poca. Non me la sento di attaccarlo, quindi riproviamo con questo. Sono momenti di ansia incredibile ed è catturato. Ottimo, così. Sì. Perfetto, perfetto. Guarda com'è carino, che scodinzola quella specie di palloncino che ha al posto della coda. Meraviglia. Un altro mustino. Toglie 9. Aia. Non si confonde sto qua. Aia. Aia, mustino. Porca miseria, mustino a 3. È il momento buono. Vai. Mustino è tipo un furetto, no? O una mangusta. Non lo so. Qualcosa. A posto. Ho preso anche mustino. Grandissimo mustino. Ne stiamo prendendo un botto comunque, eh? Cioè, gioco da quanto è cominciato, da niente siamo già a un parecchi Nexomon, buonissimo. Anche questo. Un po', 9, ok. Dai, ancora, che miseria, che si è confuso. E niente, proviamo a catturarlo così, anche se non ci riusciremo mai, ma almeno facciamo un po' di melina. Aspettiamo un attimo. No, ma non lo catturiamo mai. Invece, notevole. Bravissimi noi. Ti vedi quanto sei carino, sei una tarma. Sì, terbite, una termite, sei bravissimo. No, deposito, perché non sei in condizioni eccelse di salute, quindi sta lì buono. Questo è speciale. Che culo. Aspetta, però qua ci vuole... 11 gli ho tolto, ok. Pensiamola bene. Riproviamo. 10, perfetto. Vai. 10, ottimo, a 4 di vita. Perfetto. Buonissimo. Questo mena come un fabbro. Questo è uno di quelli che si aveva all'inizio. Potevi scegliere all'inizio. Sono abbastanza sicuro di questa cosa. Speriamo di catturarlo senza sprecare troppe trappole. Sì. Speciale è veramente ottimo. Questo in teoria è di che tipo sarà? Bella domanda. Però considerando che noi abbiamo già due di questi qua, quello lì è mega raro. Siamo al posto dal Po. Ok. No, giusto per vedere un secondo la squadra. Fammi delle informazioni.
Tipo normale, speciale. Anche te sei speciale, vero? Sì. Molto, 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 molto interessante. Dandelion. Brutto come peccato, però. 14. Ok. E in altro pugno. 15. Resta 4. Benissimo. E ancora un altro ce lo andiamo ad accaparrare così, con arroganza anche. Sarebbe buono sapere se bisogna, probabilmente bisogna affrontarlo capo palestra, che livello ha i suoi Nexomon, sarebbe un'ottima cosa. Quanto sei brutto, mamma mia. Via, invia il dispositivo, vai. Questo è raro. Ci catturiamo anche lui, no? Dov'è il problema? Scusate. E comunque c'è un'ottima varietà, Cioè, solo in sto punto c'è già un botto. Oh, noi ci ricatturiamo, per carità, se ci si riesce. Cavacca. Malefico gufo. Vai, andiamo un po'. Dai, 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 sì. E andiamo. Gufo, gufo è fondamentale. Pokémon, Temtem, Nexomon, un volante ci vuole. Però è anche vero che il nostro starter è di tipo vento, anche questo è di tipo vento, quindi. Vabbè. Allora, direi che adesso bisogna mettere in squadra tipologie diverse, ma sicuramente uno d'acqua ci vuole. Come però? Allora, questo è speciale, quindi ce lo teniamo per forza. Questo lo come si fa? Ok, questo lo mettiamo qua. Questo, sicuro. Prendiamo quello di terra e lo ritiriamo, sì. Quello d'acqua e lo ritiriamo. E poi. Rimarremo con due di erba, ma va bene, uguale. Non è questo problema, direi. Questa qua mi sta simpatica, quasi quasi ma la tengo. A posto, a posto così. Facciamo un po' un giretto a vedere la situazione com'è. Qui si continua con la città. Questo qua che si mangia la mela? Da quando il Nexolord ha nominato Ivan come nostro overseer, le cose sono andate a rotoli, addirittura? È solo un bullo con un esercito di bodybuilder e tutto quello che fanno è allenarsi tutto il giorno. Ma è bene, insomma. Qualcuno dovrebbe dargli una lezione, però in realtà è molto forte. Avrei bisogno di sapere quanto è forte. Vabbè, tutti qui dicono che questo Ivan è terribile, che la disgrazia per l'umanità, va bene. Questo bambino piange, probabilmente qualcosa. Esatto. Ha distrutto la nostra area di ricreazione per costruire la sua palestra, va bene. Dove devo andare adesso? Mamma mia, questo qua ha fatto solo dei danni, eh? Vabbè, si potrebbe anche andare a affrontarlo, però ci vorrebbe. Porca vacca, ma questi sono tutti tipi nerboruti. Antiparalizzante. No, più che altro vorrei un'informazione. Cioè, se mi dite all'incirca
Palestra del Gran Ivan. Ok. Quindi non devo andare con gli altri allenatori, né niente. Questo è un pochino scomodo. Secondo i miei dati, Ivan è un culturista. E questa è la sua palestra. Beh, l'avevamo capito tutti alla grande proprio questa cosa. Che fanno questi debolunci nella mia palestra? L'overseer? Allora state cercando a me, Ivan. Ricorda questo nome. Cosa vuole un ragazzo? Cosa vuole un ragazzino tanto debole dall'overseer più forte di tutta la galassia? Questo se la canta e se la suona da solo. Vorremmo chiederti a proposito del Nexolord. Il Nexolord? Non vedete i giornali? Il Nexolord è l'allenatore più forte di tutto l'universo. Cos'altro volete sapere? Sappiamo che sta progettando qualcosa di malvagio. E se hai un po' di onore, devi dircelo. Addirittura. Così. Un debole come te non capirebbe i disegni del poderoso Nexolord. Se siete tanto ansiosi di apprendere qualcosa su di lui, dovrete dimostrarvi che siete degni. Non mi piace dove vuole andare a parare. Con una battaglia Nexomon. È normale avere paura del poderoso Ivan. Andiamo. Siamo arrivati fin qua. Non possiamo deludere Ellie adesso. So che puoi farcela. Puoi vincere con questo tonto muscoloso. Io sono ancora qui, sapete? Se lo desideri puoi allenare la tua squadra e catturare qualche Nexomon e tornare più tardi. Vieni da me quando sei pronto, novellino. Penso di sì. Dai, alleniamoli un attimo. Magari me li alleno un secondo io e poi lo affrontiamo. Appunto, il problema è che non so. Ok, next trump di oro, va bene. Allora, qua un po' di allenamento ce lo siamo fatti. Direi che i nostri Nexomon con Better Beat al 5, però 7, 7, 8, 7, 6, diciamo che in teoria ce la dovremmo fare, anche se non ho idea. Sì, dai. Speriamo che siano a livello di Terbite al 5, così almeno siamo tranquilli. Ah, ne ha solo 4. E allora. Ok, questo è tipo normale. In teoria la roccia potrebbe andare bene, infatti. 15. Bestia. Che memina questo. Aia, mi ha confuso. E niente. Così confuso a colpirsi da solo. Nulla. Stavo pensando. Un tipo normale. Tipo normale. Potrei utilizzare volendo chiunque contro un tipo normale. Proviamo lui che dà i calcioni volanti. 18. Vabbè. Però anche lui, eh. Cioè. 7 e 7 di livello. Ok. Prossimo. Questo è buono. Quello che abbiamo trovato anche noi. Però non è così speciale se ce l'abbiamo in due nello stesso combattimento. Però ha fallito, attenzione. Tra l'altro in alto vedete patata, calcio. Infligge danni al tuo avversario con un potente calcio. C'è la possibilità di fallire e ti dice anche quanto fa di danno. C'è un 90% di possibilità di riuscire a colpire e fa 50 di danno. Cioè un valore 50, che però non so cosa voglio dire, però
Comunque, no, ho sbagliato. Volevo farvi vedere quanto faceva quello invece di danno, però. Roccia. Contro roccia ci mandiamo. Ci mandiamo la nostra ostrichella qua. Per Leo. Fallo per Leo, bravissimo. Facciamo surf, cos'è? Bestia 21. Ola, sarebbe onda. Anche se lui c'ha molta più vita di noi, però. Mega botte di 21. Andiamo a pietrificare. Non ha pietrificato. E mo? Cambiamo. Andiamo a Vulasi. Vulasi. Perché sarebbe la volpe pigra. Vedete che sembra. Sembra Shikamaru. C'è mica voglia. Grande cazzottone della nostra volpe. Che c'è una voglia. Sono tutti normali i suoi. Vabbè, allora. Cioè, normale contro normale, dai. Trimion. Questo è bello, però. Chissà se è una forma evoluta o una forma base. Una forma base quella di così grossa. Abbiamo fallito noi? No. Bestia. Andiamo a Saxia. Mira anche te quei pugni. Bravissima Saxia. Però comune. Quindi si sente un po' inferiore rispetto agli altri. Ma è uguale. E più è forte il colpo e più c'è probabilità che non vada a segno, come giusto che sia. 14. Grandissimo. So se ha fallito lui, ha schivato lei, ma è stata bravissima lo stesso. Buttato giù, abbiamo vinto. Un pacco di soldi. Bero un salito di livello. Grande. E allora? E adesso dici. Diavolo succede. Anche i miei discepoli mi hanno abbandonato. E adesso dimmi tutto quello che realmente sai sul Nexolord. Io in realtà non so niente. Cosa? Realmente credi che il Nexolord ci dice i suoi piani segreti? Gli Overseers non sono altro che dei seguaci per lui. Lui mi ha detto di governare questa piccola città. Sempre e quando qualcuno cerca di ostacolarlo, di sconfiggerlo. Vedi? Non ho nessuna idea di quali sono i suoi piani. Cosa? Abbiamo vinto per niente? Beh, suppongo che potrei dirti a proposito dei campioni. I campioni appartengono. Fanno parte del circolo interno del Nexolord. Sono molto superiori agli Overseer. Interessante. E dove possiamo incontrare un campione? Sì, Ivan. Dove ci può incontrare? Oh. Chi ha parlato? Bestia. Fenrir. Cosa stai facendo qui? Questo è cattivo, eh? Ah, oh, bello. Anche i disegni. Ciao anche a te, Ivan. È un giorno meraviglioso per visitare il mio Overseer preferito. E sono qui. Un ragazzino ha sconfitto il poderosissimo Ivan. Un ragazzino. Sono senza parole. Beh, ce l'aveva a livello 7, Neki, sto fenomeno. Ho sentito che stavate parlando a proposito dei campioni. Mi hanno battuto. Non ho avuto altra scelta. Madonna, è l'entrata di Kane questa. Dalla WWE. Silenzio. Con la mia autorità come Fenrir, il campione di fuoco, sarei eliminato dagli Overseer. Cosa? Sai cosa? Non mi interessa. Con la mia autorità, come il grande Ivan, io elimino te. Prendi questo. Sai che non hai fatto una bella fine? Oh.
Che succede, Ivan? Non sembra che tu mi abbia eliminato. Ehi, cosa ne pensi se ce ne andiamo a casa? E la Madonna. Questo è il Team Rocket che è arrivato. Ascoltatemi. Ho sentito che avete qualche domanda a proposito dei campioni. Avanti, ragazzo. Chiedi quello che vuoi. Come va? Oddio, bellissimo. ehi, non mi ignorare. Ignorarti? Eri letteralmente incosciente. Non mi hai neanche fatto male, ragazzo di fuoco. Vado per te. Ok, questo l'ha massacrato. Questo l'ha abbattuto proprio male. Di cosa avete paura? Avete battuto un overseer. Realmente non meritate che perda il mio tempo con voi. Posso capire perché il Nexo Lord ti ha lasciato andare. Sapete cosa? Fate quello che vi pare, ragazzi. Ci lasci andare? Preferite di no? È lavoro degli overseer sporcarsi le mani, non il mio. E adesso fuori dalla mia strada. Ma che gente, c'è un'organizzazione criminale dietro, quindi le palestre e tutta la situazione dei Nexomon. Quindi praticamente abbiamo incontrato questi campioni, secondo me sono tipo i Super 4. In cosa ci siamo infilati? Un bel casino probabilmente. Quindi diventa tipo un nostro alleato lui ora? Quello era un campione dei Nexolord. Così che volete combattere contro di lui? Oh sì, totalmente. Guarda ragazzo, c'è un gruppo di overseer che disprezza il Nexolord. C'è un overseer che vive nelle montagne a est. Lui sa molto a proposito del Nexolord. Beh, se hai il coraggio di chiederglielo, è là. Nelle montagne? Prima però dovremmo magari parlare con Ellie. Le cose si stanno mettendo un po' fuori controllo, non credi? E tu? Cosa farai adesso che non sei più un overseer? Avrò la mia vendetta contro Fenrir. Avrò la mia vendetta contro Fenrir. Mi allenerò tutti i giorni. Quel moccioso non mi vedrà nemmeno arrivare. Che cattiveria incredibile. Corretto. Probabilmente dovremmo andarcene ora. Perfetto ragazzi, direi che dopo tutto questo turbinio di situazioni, di sviluppo, di cose, direi che possiamo fermarci qui. Mi dispiace che non diano medaglie e cose, cioè che non abbiano significato sconfiggere una palestra, però comunque giustamente non possono fare un gioco identico a quello di Pokémon. Ci vuole giustamente che sia un pochino diverso, soprattutto nella meccanica, per forza, altrimenti è un copia e incolla e non sarebbe neanche giusto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui, mi raccomando, tanti bei like. Condividete questo video, parlatene con fan, amici, fan di Pokémon, di Temtem, insomma. È un titolo molto carino che mi sta piacendo molto, è appunto una variante di Pokémon, quindi è molto interessante per un affezionato, appassionato di Pokémon come me. Noi ci vediamo domani, solito orario per le 8 circa, uscirà un nuovo video. E mi raccomando ragazzi, andate al mare, divertitevi. E godetevi quest'estate prima che a settembre ci richiudano tutti di nuovo in casa. Dai ragazzi, ciao a tutti.